vicende che secondo me è troppo intrecciate, troppo, come ho detto, pasticciate. C'è un dato interessante da dire che forse non è stato minimamente toccato. Si direbbe che questo caso mostra con 20-30 anni d'anticipo tutta una serie di elementi indiziari, sono il primo a dirlo, che sconcertatamente si ritrovano nell'ufologia. Ma di oggi. Questo è sconcertante. Naturalmente questo è un caso che non conosco bene, quindi non mi sento di dire granché. Mi stupisce sempre soltanto quanto una persona che ha fatto di nuovo anche questo, la più grande scoperta del mondo, ha un contatto con gli alieni, fa due foto lui e se le tiene per sé per quattro giorni. No, queste cose sono venute fuori sulla stampa nazionale. E come mai non ha mai chiamato una troupe televisiva? No, stiamo scherzando, ci sono addirittura registi italiani di caratura internazionale. E nessuno è riuscito a fare un filmato. Cosa? Nessuno è riuscito a fare un filmato. No, guardate, ascoltate bene, persino io da studente universitario mi sono trovato di fronte un docente che faceva parte di questo gruppo. Però quello che onestamente va detto è che non si può, soprattutto a distanza di tutto questo tempo, esprimere giudizi così unilaterali. Questa è una cosa da approfondire e con maggiore cura di quanto forse non si possa fare per un caso normale. È il 1978, anno nel quale si chiude questa storia, ma proprio in quell'anno se ne apre un'altra. Intanto ringraziamo Pier Giorgio Caria per essere venuto qui da noi. Una storia realmente sorprendente, si svolge sempre in Italia, un'avventura che vedrà per esempio una testimonianza curiosa, quella di Steven Spielberg giovanissimo, lo vedremo in queste immagini. Abbiamo tirato fuori dall'archivio della Rai delle immagini sorprendenti, delle interviste fatte dai TG, dal TG1 in particolare, ma anche delle testimonianze di militari e di pescatori che in assoluta buona fede racconteranno e ascolteremo cosa racconteranno di aver visto. Un momento drammatico, vedremo dei titoli di giornali che al tempo fu addirittura chiamato attacco alla terra. Guardiamo. Il 1978 fu l'anno della prova. La prova di un'invasione extraterrestre. Il 1978 fu l'anno del primo vero attacco alla Terra. 2000 avvistamenti in poche settimane. Un fenomeno eccezionale di suggestione collettiva. Possibile che sia stata soltanto la follia di un'allucinazione di massa. Un'allucinazione che colpì tutti, compresi militari, agenti della polizia e carabinieri. 75 in poche settimane. 75 avvistamenti messi a verbale dalle forze dell'ordine. Il 78 è anche l'anno di un film eccezionale che impressiona milioni di persone in tutto il mondo. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Gli extraterrestri non sono stati il prodotto della mia immaginazione, ma il risultato di una serie di dati raccolti in tutto il mondo. Penso poi che qualsiasi influenza venga dall'universo sia soltanto una parte di esso. Novembre 1978. La prima ondata di fenomeni inspiegabili colpisce il tratto di mare tra San Benedetto del Tronto e Pescara. I testimoni sono tutti pescatori. Io ho visto delle colonne d'acqua, l'ho visto tre volte, due volte l'ho visto una colonna d'acqua andare in aria, la terza volta l'ho visto con una macchia nera in mezzo. Io ho visto una scia d'acqua camminando su come una schiuma, come un motoscafo che correva, ma una schiuma sola e basta. A 150 metri dalla barca vidi questa colonna d'acqua enorme che mi fece paura veramente. Quanto era alta questa colonna d'acqua? 20-30 metri. Notoriamente il pescatore è una persona che non ha i grilli per la testa, non pensa agli extraterrestri, non pensa alla fantascienza. I pescatori sono alla faccia della sincerità, sono capaci di dire bugie, dicono la verità. All'epoca dei fatti Pietro Gallerano era il comandante della capitaneria di porto di Pescara. Assolutamente io non pensai in una burla per i pescatori, non l'ho mai pensato in nessun momento. Non ho avuto mai dubbi sulla loro sincerità.
gli avvistamenti hanno interessato contemporaneamente l'intera costa da Ortona a San Benedetto del Tronto. E addirittura diverse barche hanno visto lo stesso fenomeno più volte. Ma il fatto più clamoroso ed eclatante fu la vicenda della motovedetta 2018 della Capitaneria di Porto di Pescara. Sono le 20:45 del 9 novembre 1978. L'unità esce in ricognizione nel tratto di mare, teatro degli avvistamenti. La motovedetta arriva a 5 miglia dalla costa, dove il mare è profondo poco più di 20 metri. Papa 1 da Charlie Papa 2018, attenzione, mi sentite? Charlie Papa 2018, ti ascolto forte e chiaro. Ci troviamo a circa 4 miglia da Silvi Nord. Abbiamo visto qualcosa come un segnale luminoso di colore rosso, molto chiaro, che si alzava dalla superficie del mare con un'inclinazione di 45 gradi, cambia. Vedete altri natanti? No, non ci sono altri bersagli nelle vicinanze. Il radar non ha rilevato nulla, lo scandaglio segna 23 metri, quella cosa è sparita nel cielo, velocemente, attendiamo istruzioni, cambio. Abbiamo avvistato sto segnale luminoso sulla nostra dritta, sì, che si levava dalla superficie del mare con inclinazione rispetto appunto alla superficie del mare di 45 gradi e l'abbiamo osservata per circa 4-5 secondi fino a un'altezza stimata da noi ovviamente, sì, di circa 300 metri. Procedete lentamente, con la massima attenzione. Passo. Vi invitiamo a fare una serie di cerchi concentrici intorno al punto in cui era stato fatto l'avvistamento. Via via che la motovedetta si avvicinava al punto rilevato, incomincia il radar ad oscurarsi. Il radar si sta oscurando. Ora è completamente scuro, si vede solo la linea di fede. Charlie Papa 2018, ripetete. Non vi sento bene, ci sono disturbi. Attenzione Charlie Papa 1, datemi l'ok, sentite. Il fenomeno si aggrava ancora di più. Quando sento, ma una voce molto lontana del comandante che nemmeno mi arrivava, io ordino al comandante della motovedetta di allontanarsi dal posto. Cosa dobbiamo fare, comandante? Allontanarvi, venite via. Mi sentite? Allontanatevi subito. Via via che la motovedetta si allontana, tutti i fenomeni svaniscono. Né io, né il comandante Bellomo, né il comandante della motovedetta abbiamo dato interpretazione. È un fatto anomalo questo, non si era mai verificato, potrebbe dipendere pure dal concorso di circostanze eccezionali. Però quali? Eventi naturali pure che hanno, sì, sono concorsi insieme e hanno determinato questo effetto che per noi è anomalo, indubbiamente l'effetto anomalo. Ma furono davvero flottiglie di astronavi extraterrestri a seminare il panico in Italia nell'inverno di 30 anni fa? O si trattò di una serie di incredibili coincidenze, di cause concomitanti? Vincenzo! Gas metano, passaggio di asteroidi, operazioni militari da guerra fredda. Le risposte ufficiali non hanno esaurito i nostri dubbi. Come coperte troppo corte, lasciano ancora una volta una porta aperta sul mistero.